Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Durante il viaggio fuori porta che ho fatto, vi avevo accennato ad alcune attività che avevo fatto e che probabilmente avreste visto in quel video. Purtroppo, essendo il video molto lungo, ho preferito non metterle e dedicare un video a parte alle attività che avevo svolto nei giorni precedenti. Dopo aver realizzato lo scheletro che andrà a formare il pavimento di Levante e dopo averlo stuccato, come avete visto nel video precedente, ho provveduto a installare l'isolante fra le varie parti lasciate libere dallo scheletro stesso, in modo tale che fosse il più in linea possibile con la base e il pavimento di Levante. Come vedete, ho provveduto a ritagliare l'XPS, il materiale che ho utilizzato per l'isolamento termico di Levante e che verrà utilizzato anche per le pareti e il tetto, e ho installato questo materiale fra un listello e l'altro nel pavimento. Ci è voluto parecchio tempo per prendere le misure, tagliare, cercando di essere il più preciso possibile. Potete benissimo vedere che non ci sono riuscito, però credo di aver realizzato una buona base sulla quale poi poter costruire il pavimento di Levante. E questo è il risultato di un paio di giorni di lavoro che mi lascia molto soddisfatto. Una volta ricoperto il pavimento interamente con l'XPS, il materiale isolante, ho provveduto a sigillare lo spazio che rimaneva fra l'isolante e lo scheletro in legno, cercando di creare una barriera anticondensa in modo tale da tenere al di fuori della cellula abitativa futura tutta la condensa che si potrebbe formare con gli sbalzi termici fra inverno ed estate e la temperatura che c'è all'interno del furgone. Alla fine, come vedete, è diventato quasi spaziale, è del tutto brillante, tutto riflettente, però lo scopo per cui è stato fatto questo genere di attività è importante per mantenere l'interno della cellula abitativa il più
asciutto possibile. Quando sono andato ad acquistare i 4 fogli di multistrato per il pavimento, mi sono accorto che c'erano dei rumori che provenivano dalla parte posteriore del levante durante la marcia, perché ovviamente ero andato a prendere questo materiale con il furgone. Mi sono accorto, anche guardando le vecchie immagini che avevo registrato, che le finestre posteriori avevano una strana oscillazione. Per aprire le due aperture delle finestre posteriori di levante ho dovuto tagliare parte della lamiera di sostegno della parete stessa. Per evitare di perdermi le finestre per strada in un futuro, ho pensato di rinforzare la struttura posteriore in quella zona mettendo dei listelli di legno che mi erano avanzati per la costruzione della base di levante. Fatto ciò, ho siliconato tutto e in teoria adesso la struttura dovrebbe essere un pochino più stabile. Vi faccio vedere. Come vedete, ho messo questi listelli, li ho anche siliconati, si vede un pochino dietro, che si incastrano nella lamiera stessa. La lamiera ha questa specie di scalino qui e li ho incastrati e li ho siliconati. Ora in questa parte non si vede molto bene, però ad esempio qua si vede che ho creato un intaglio all'interno del legno stesso che si è andato a incastrare in questa specie di scalino della lamiera. E ho, come vedete, tutto siliconato in modo tale che non oscillasse come oscillava prima. Infatti adesso la struttura è molto molto più stabile rispetto a prima. Stessa cosa che ho fatto da questo lato, anche qui ho fatto la stessa cosa, ho incastrato il legno, ecco qua si vede molto bene, ho fatto questo intaglio e l'ho inserito dentro la lamiera da entrambe le parti e poi ho siliconato il tutto. Ho fatto ovviamente un viaggio di test a seguito di questa implementazione e ho riscontrato che in effetti questa zona è diventata molto più stabile rispetto a prima. Per cui, arrangiandomi, sono riuscito a trovare comunque una soluzione. Può essere utile a qualcuno che magari voglia montare la stessa tipologia di finestre che ho montato io. Quindi, se può essere utile a qualcuno, mi fa piacere. E anche per oggi abbiamo concluso questo episodio. Io, come al solito, vi invito ad iscrivervi al canale, a mettere un mi piace e ad attivare le notifiche. E perché no, anche a condividere il video se ritenete che questo materiale sia interessante e magari di aiuto a qualcuno. Io vi invito a seguire il prossimo episodio. Come sapete, ci sono state delle grosse novità. Devo ancora portare a termine le due novità che ci sono state. Devo andare a fare la firma per il contratto dell'appartamento che mi hanno confermato aver accettato la mia proposta, quindi yeah! E dovrò appunto andare in Germania per il rinnovo delle targhe. Cercherò di fare queste due attività, spero, se riesco, contemporaneamente, in modo tale che ottimizzo i viaggi, ottimizzo le spese, visto che in questo periodo il gasolio costa moltissimo, e magari spero di riuscire a farlo in un paio di giorni, così che faccio il rinnovo delle targhe in Germania e mentre rientro il giorno successivo vado a fare la firma dell'appartamento.
E così ce l'abbiamo fatta. Niente, detto questo, io vi invito a seguire il prossimo episodio. Come detto, mettete mi piace, iscrivetevi al canale e ci vediamo presto. Ciao!